Buongiorno ragazzi, oggi parliamo di MPN, acronimo che sta a significare Most Probable Number, ossia numero più probabile. Si tratta di una tecnica per la rilevazione della carica microbica all'interno di un substrato. Il metodo è stato studiato per verificare la qualità delle acque. Quindi acque potabili, acque dei pozzi, acque balneabili, quindi tutti i campioni che in linea teorica dovrebbero avere una bassa carica microbica. Ovviamente il metodo può anche essere utilizzato in enologia per determinare la carica di lieviti, per esempio, ma anche di batteri. Su cosa si basa il metodo? Il metodo si basa sul fatto che noi possiamo rilevare lo sviluppo di microbico all'interno di una coltura dopo che noi abbiamo inoculato il nostro campione all'interno di un terreno nutritivo, ovviamente un terreno nutritivo liquido. Come si valuta lo sviluppo di microrganismi? Semplicemente osservando l'eventuale formazione di intorbidamento oppure valutando lo sviluppo di prodotti delle attività metaboliche, per esempio la produzione di gas, quindi utilizzando la solita campanella di Durham che abbiamo visto nelle scorse settimane. Possiamo utilizzare degli indicatori per verificare eventualmente la formazione di acidi. Chiaramente il campione verrà utilizzato sia in modalità tal quale sia in modalità diluita, utilizzando la tecnica delle diluizioni scalari. Tanto più le diluizioni saranno fatte in modo accurato, tanto più noi avremo la possibilità di avere nel campione più diluito la presenza, anzi l'assenza totale di microrganismi e quindi avere poi dei risultati negativi. Ma andiamo a spiegare innanzitutto come si fanno queste diluizioni, che è sicuramente una tecnica interessante. Allora, se noi partiamo dal campione tal quale, questo campione tal quale, ne prendiamo 1 millilitro e lo andremo a introdurre all'interno di una provetta. Questa provetta conterrà 9 millilitri di sostanza nutritiva. Dopodiché prenderemo 1 millilitro di questa provetta, andremo a introdurlo all'interno di un'altra provetta a cui aggiungeremo 9 millilitri di sostanze nutritive, di brodo e così via. Vedete che man mano che andiamo avanti avremo una crescita esponenziale delle diluizioni, da tal quale a 10 alla seconda, 10 alla terza, 10 alla quarta, 10 alla quinta, e potremmo anche continuare 10 alla sesta, dipende chiaramente anche dalla concentrazione microbica contenuta all'interno del nostro campione. Che cosa dovrà contenere il terreno di coltura? Intanto abbiamo detto deve essere un terreno di coltura liquido, quindi un brodo. Dovrà contenere tutte le sostanze nutritive necessarie allo sviluppo dei microrganismi. Però fate attenzione, perché un terreno di coltura che sia generico potrà garantire lo sviluppo di più tipologie di microrganismi e quindi potremmo anche avere dei falsi positivi. Se noi vogliamo effettivamente evidenziare una sola tipologia di microrganismo, allora dovremmo ricorrere all'utilizzo di terreni selettivi, cioè terreni che consentono lo sviluppo di una sola tipologia di microrganismi. Quindi, se dobbiamo sviluppare i lieviti, utilizzeremo un brodo adatto per sviluppare i lieviti. Se dobbiamo trovare i coliformi, quindi batteri fecali all'interno di un'acqua di pozzo, un'acqua di valeriazione, utilizzeremo chiaramente dei prodotti, delle sostanze nutritive ideali per lo sviluppo di questi batteri. In pratica, cosa succede? Abbiamo preparato il nostro campione, non vi ho detto che per ogni diluizione che noi abbiamo effettuato, occorreremo preparare una batteria di 3 provette, quindi 3 tal quale, 3 10 alla seconda, 3 10 alla terza, 3 10 alla quarta e così via. Tutte queste provette, ovviamente dovranno essere chiuse, andranno introdotte all'interno di una camera termostatata a temperatura di 25-28 gradi. Trascorso questo periodo, andremo evidentemente a vedere se c'è stato sviluppo, in che modo. Andando a rilevare per esempio l'intorbidamento oppure lo sviluppo di gas, se si è formata la
bolla d'aria all'interno della campana di Durham, oppure se ha cambiato colore il nostro brodo, perché? Perché si è sviluppato, per esempio, dell'acido e quindi l'indicatore ha fatto cambiare colore al nostro campione. E a questo punto si andranno a registrare i risultati per ognuna della serie delle provette. Le annoteremo con molta precisione e praticamente per determinare il most probable number dovremo andare a cercare quella che è detta la diluizione limite, cioè praticamente quel tipo di diluizione che presenterà la più elevata tipologia di possibilità. Quindi se noi abbiamo tre provette, solitamente la diluizione limite sarà quella che presenterà l'ultima che presenterà tre positivi, quindi 3 intorbidamente. Dopodiché andremo anche a prendere in esame le due diluizioni successive. A questo punto andremo a registrare i numeri, quindi se nella diluizione limite avremo 3 positivi, il numero sarà 3. Se nella seconda ci sarà che so, una provetta positiva, il numero sarà 1. Se nella terza ci sarà una presenza di 0 positivi, noi andremo a mettere 0, quindi il numero che noi andremo a verificare, cioè il numero caratteristico, sarà 310. Cosa ce ne facciamo di questo numero? Semplicissimo, andremo a leggere la cosiddetta tavola di McCready, che ha studiato di fatto ormai un secolo fa questa metodologia di analisi. Eccola qua, la tavola di McCready, e vedete che qua noi abbiamo i vari possibili risultati: 000, 001, 010 e così via. In pratica cosa succede? Succede che 000 vuol dire che non si è sviluppata positività e quindi avremo chiaramente un MPN, cioè numero di unità formanti colonie per millilitro pari a 0. Potremmo avere delle soluzioni ben differenti, per esempio 3. 0, 0, avremo 2,31 cellule per millilitro, scusate, unità formanti coloniche, fino al risultato limite, cioè 3, 3, 3, e in questo caso il most probable number sarà maggiore di 110. Tutti numeri piuttosto sterili, però se noi andiamo a vedere un esempio di lettura, forse tutto diventerà un pochettino più chiaro. Ecco qua alcuni esempi di lettura. Allora, prendiamo un primo esempio, l'esempio A, in cui avremo la soluzione tal quale con 3 positivi, la soluzione diluita 10 volte con 2 positivi, la soluzione a 1 a 100 con 0 positivi. Quale sarà il most probable number? Sarà 3, 2, 0, 320. Se noi andiamo a leggere sulla tavola di McCready, scopriremo che il most probable number sarà 9,33, cioè 9,33 unità formanti colonie per millilitro. Secondo esempio, la diluizione limite non sarà più il tal quale, ma sarà già a 1 a 10, quindi 10 diluizioni. Anche in questo caso la lettura sarà sempre la stessa, perché? Perché avremo 3 positivi nell'1 a 10, 2 positivi nell'1 a 100, 0 positivi nell'1 a 1320, quindi direte sarà lo stesso most probable number? No, non sarà lo stesso perché non si andrà più a valutare un campione tal quale, ma si andrà a valutare un campione diluito 10 volte e quindi vedete che la virgola si sposterà di un decimale e quindi l'MPN diventerà 93,3. Terzo esempio, sempre stessa lettura, vedete lettura 320. Però questa volta la diluizione limite sarà quella 1 a 100. Avremo 3 positivi nell'1 a 100, 2 positivi nell'1 a 1000, 0 positivi nell'1 a 10.000, most probable number 320, ma ancora una volta vedete che la virgola scalerà di un decimale e quindi avremo 933 unità formanti colonie per millilitro. Ultima, ed è la cosiddetta lettura limite, vedete che in tutte le diluizioni noi avremo, che cosa? Avremo provette positive. Quindi si partirà
nuovamente dalla lettura limite, scusate, dalla diluizione limite 1 a 100, 1 a 1000, 1 a 10.000, numero caratteristico 333, sulla tavola di McCready ci darà che il most probable number sarebbe maggiore di 110, avevamo detto, però si parte da una diluizione di 1 a 100, quindi diventa 11.000. Cosa vuol dire? Che nel nostro campione abbiamo 11.000 unità formanti colonie per millilitro. Bene, questo è davvero tutto, spero che la mia spiegazione sia stata abbastanza comprensibile. Vi rimando ovviamente alle prossime lezioni per fare delle domande, per la richiesta di chiarimenti. Vi ringrazio dell'attenzione e buon pomeriggio a tutti.